lezione di tecnica, dicevamo in apertura, è un po', diciamo, quello che OkGoal vuole, come dire, vuole portarvi nelle case, cioè una lezione, dei gesti da far imparare ai bambini che magari ripeteranno con la palletta di spugna vicino all'armadio. Vediamoli, grazie a un consulente tecnico di OkGoal che è Alberto Lampo, sentiamolo prima in un'intervista, gli facciamo spiegare cosa vuol dire lezione di calcio individuale. Prego. La scuola individuale è una metodologia che, insomma, la logica applica a qualsiasi tipo di disciplina, che sia la musica, che sia la scuola, le ripetizioni di matematica e quant'altro. Ma l'approccio è prettamente tecnico, prioritariamente, nel senso che io sono convinto che, diciamo, giocare a calcio sia un po' come parlare, insomma, più parole conosci, meglio riesci a esprimere il tuo pensiero, no? Questo vale per tutti. Per quanto riguarda il calcio, di più soluzioni tecniche disponi, più riuscirai a divertirti, a esprimere meglio un tuo pensiero calcistico, perché avrai la possibilità di, diciamo, staccare il più possibile lo sguardo dal pallone, perché la tua sicurezza è importante, e quindi riuscirai meglio a capire tutto quello che, diciamo, succede attorno a te nel campo. Diciamo che innanzitutto le metodologie sono tre, nel senso che non è solo tecnica, non è solo una lezione individuale, ma c'è la lezione individuale, c'è la lezione di coppia e c'è la lezione di gruppo, dove per gruppo non si supera il numero dei 5 elementi, diciamo dai 3 ai 5. Per quanto riguarda invece il contenuto di ogni singola lezione, si può parlare innanzitutto di tecnica, quindi tecnica analitica intesa come tecnica estrosa, tecnica di base e tecnica applicata al gioco di squadra, quindi con presenza di più giocatori. Ma si lavora chiaramente anche sull'intelligenza calcistica, quindi sulla capacità, sulla tattica individuale, fase di possesso e non possesso, generalmente intelligenza calcistica, e anche sulla parte coordinativa, perché io meglio mi muovo senza palla, meglio mi muoverò con la palla e a seconda delle necessità anche sull'aspetto chiaramente condizionale. In genere il pubblico, fra virgolette, se possiamo definirlo così, che più si serve delle lezioni individuali è il pubblico statisticamente della scuola calcio. Quindi diciamo che in quest'annata va più o meno dal 2001 al 98, se non erro. Ciononostante, questo a livello statistico, ciononostante io personalmente seguo ragazzi che adesso sono nelle prime squadre e che continuano a, come dire, richiedere il mio supporto, nonostante abbiano già la maggiore età. Secondo me il futuro del calcio, quando magari qualche mente illuminata riuscirà a introdurlo diciamo, in strutture più organizzate, sarà proprio l'insegnamento individuale all'interno delle società di calcio. Penso, immagino che in alcuni contesti professionistici, magari non italiani o magari anche già italiani, ma sicuramente stranieri, questo è stato già e viene portato avanti, è stato già portato avanti e sicuramente viene portato avanti tutt'oggi. Un'intervista, quella di Alberto Lampo, che spiegava cosa vuol dire un approccio di scuola individuale applicata al calcio. Giusto per introdurvi all'argomento, adesso però facciamo parlare il pallone, i piedi e questi giocolieri che siamo andati a riprendere sempre sotto il coordinamento di Alberto Lampo. Altro servizio. La puntata di oggi è divisa in tre parti: arresti e ripartenze, gesti di superamento laterale e gesti di superamento frontale. Onda alta come arresto e ripartenza. L'onda alta è una simulazione di arresto con la suola con successiva frenata che abbiamo chiamato frenata Pirlo. Samba como esta tá legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
come gesto di superamento laterale, la mezzanave dietro la gamba d'appoggio, condita da dei gesti, dei tocchi utilizzando le varie facce dei piedi e del tiro in porta. Frente que eu quero passar, pois o samba já animado, o que eu quero é samba. Il gesto di superamento frontale è il gesto del Piero, preceduto dalla frenata Pirlo. Il gesto del Piero è un gesto dove si avvolge e si sposta la palla con lo stesso piede e poi si tira in porta. Un samba come questo è tão legal, você não vai querer que eu chegue.